Gran bella vittoria di squadra per il Gelbison, che allo stadio Falcone Borsellino di Paternò si impone sui padroni di casa grazie ad una tripletta del bomber Mattia Gagliardi, che permette ai rossoblù di portarsi al terzo posto in classifica. Partita caratterizzata dal forte vento. La squadra di Giuseppe Ferrazzoli si è portata subito in vantaggio direttamente da calcio d'angolo con Gagliardi. Il Paternò subisce il colpo ed è succube della squadra campana che al 32esimo raddoppia sempre con Gagliardi, che salta un avversario e indirizza l'angolino per lo 0-2 dei rossoblù. La musica non cambia nel secondo tempo, con il Gelbison che addirittura realizza il terzo gol ancora firmato da Gagliardi, che difficilmente dimenticherà questa partita grazie alla sua tripletta personale. La reazione della squadra di Catalano arriva solo al 35esimo, quando Savasta incassa all'angolino il gol della bandiera, che sigilla il risultato finale sull'1-3. Una sconfitta per il Paternò, la terza di fila, che dovrà servire da lezione e farà riflettere il tecnico sulle scelte, al di là delle assenze e della prestazione opaca di qualche rossazzurro. Subire subito il gol lì sul calcio d'angolo, cioè sinceramente non me l'aspettavo. Poi se c'è stato un errore, c'è stato il vento, questo poi lo rivedremo al video e quindi lo analizzeremo. Però siamo partiti subito sotto, dopodiché ci siamo un po' innervositi, abbiamo concesso qualche occasione a loro e hanno fatto il secondo gol. Noi nella seconda parte della gara non siamo stati bravi a sfruttare, come hai detto tu, il vento che loro hanno sfruttato nella prima parte della gara. E da lì la partita è andata scemando, abbiamo subito il terzo gol, non siamo più riusciti a recuperarla.